anche se la prima giornata deve essere ancora recuperata. E tutto il calcio, minuto per minuto, fa invece fatica a trovare i pioli per completare la sua scaletta. Anticipa di qua, posticipa di là e spezzetta anche le briciole di partite da giocare e raccontare. In questo pomeriggio ne sono rimaste 4. Bei tempi quando la domenica pomeriggio c'era da scegliere fra tutta la Serie A e tutta la Serie B. Ora viene quasi voglia di riproporre una vecchia e gloriosa canzone di Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours, que reste-t-il de ces beaux jours. Già, che rimane degli amori di quei bei giorni? Ma bando alla nostalgia, perché molto è rimasto. Intanto e soprattutto il tronco dell'albero con le radici che affondano in oltre mezzo secolo di storia. D'accordo, il vento ha portato via qualche foglia, i passanti raccolgono frutti non ancora maturi, gli anticipi o fuori stagione, i posticipi, ma la pianta è ancora eretta, ben solida e ci ricorda, e seppur ce ne fosse bisogno, che il calcio è bello perché una partita di promozione può riservare le stesse emozioni e magari anche di più di un incontro di Champions League. Io credo che ci sia un applauso anche per il Simone Gabbia, che ha curato questa selezione e l'ha messa insieme in maniera così bella e così emozionante. Adesso Riccardo, volevo dare a te il microfono perché tocca a te ricordare che l'hai conosciuto veramente da vicino e sei stato, come dire, il suo capo redattore fino all'ultimo giorno, ricordare il collega Alfredo Provenzale. A te la parola. Sì, davvero, una circostanza molto singolare, pensare che io potessi essere il capo redattore di Alfredo, con il quale ho lavorato con enorme rispetto per la sua statura professionale umana, quindi diciamo che non sono stato il capo redattore di Alfredo, abbiamo lavorato insieme, anzi, mi ha dato tanti suggerimenti molto utili in questi tanti anni di lavoro insieme. Beh, Alfredo ha attraversato 50 anni di storia della radio e del racconto radiofonico, e credo soprattutto senza far mai sentire la sua età. Ha adattato il suo stile, il suo racconto, ai nuovi tempi, ai nuovi linguaggi, addirittura alla percezione cambiata che gli ascoltatori avevano e hanno oggi della radio. Non è mai invecchiato in realtà Alfredo, dobbiamo dire, non è mai invecchiato al microfono perché era sempre giovane, maestro senza cattedra, maestro della parola, perché ci insegnava le cose parlando, magari nei momenti di pausa tra una radiocronaca e l'altra. Credo che il suo messaggio più importante sia stato questo, cioè consegnato involontariamente, perché lui non voleva mai insegnare, non voleva mai salire su un gradino più alto, ci ha insegnato che ci si può adeguare ai tempi, soprattutto lavorando in Rai, se si ha una forte struttura professionale. Questa è la cosa più importante, perché dobbiamo avere soprattutto chiaro il nostro ruolo. Il nostro ruolo è legato al servizio pubblico che dobbiamo fare ogni giorno quando andiamo al microfono. Siamo giornalisti naturalmente, ma con qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, mi permetto di dire, una forte coscienza di fare informazione, ma soprattutto di fare servizio per gli ascoltatori. Abbiamo sentito questa meravigliosa introduzione di tutto il calcio, nel momento in cui il campionato si stava dilatando, no? In tante giornate Alfredo non l'ha mai accettato, abituato come era all'idea delle partite tutte insieme alle 14:30, che si potesse giocare il campionato in 5 giornate, in 3 giornate, non l'ha mai voluto accettare fino in fondo. Ma ce ne sono state altre di frasi che noi ancora ricordiamo, ed una in particolare che tutti noi credo abbiamo memorizzato, nei momenti più difficili intorno al 2008, quando addirittura si paventava l'idea che la RAI non potesse più acquisire i diritti del campionato, anche radiofonicamente. Si paventava dunque la scomparsa di tutto il calcio minuto per minuto. Ci battemmo tutti con grande regia perché ciò non avvenisse, e poi finalmente la RAI riuscì a chiudere questa difficile trattativa con la Lega Calcio, acquisendo di nuovo i diritti del campionato. Beh, Alfredo aprì quella prima trasmissione ricordando questa enorme difficoltà che avevamo avuto per rimanere sul mercato, con una metafora che ci è rimasta impressa, ancora oggi ricordiamo. Nel mare procelloso dei diritti, disse Alfredo, noi dobbiamo tenere presente soprattutto i doveri. Mi pare che sia veramente la sintesi perfetta di quello che è il nostro lavoro, i giornalisti del servizio pubblico. Naturalmente ognuno di noi, ci sono tanti colleghi che sono giunti da tutta Italia per salutare Alfredo ancora una volta, tutti noi abbiamo dei ricordi personali, tantissimi, e tutti servirebbero a delineare la figura umana di Alfredo, un signore, elegante e gentile. Qualità rarissime di questi tempi, ancora per questo forse più preziose, e soprattutto di un professionista che ci ha insegnato un'altra cosa importante, che forse è la sintesi di tutte, che del microfono non si deve aver paura,
ma va rispettato, perché rispettare il microfono significa rispettare il processo, naturalmente, ma soprattutto gli ascoltatori. Tutto il caso, compiuto 50 anni, abbiamo celebrato con Alfredo un meraviglioso anniversario che è durato un anno, forse anche più. Siamo convinti che non dimostri quest'età, tutto il calcio, perché è una trasmissione moderna, perché è una trasmissione viva, una trasmissione che attinge dal 1960 ad un principio fondamentale che poi è il principio che tutti quanti noi andiamo celebrando. È stata la prima trasmissione del news, ce lo diciamo spesso come direttore, lo diciamo anche con i colleghi. Queste finestre che si aprono sulla realtà in evoluzione, che raccontano tutto ciò che avviene, le breaking news, come vengono chiamate oggi, quello che sono, saranno i gol che vengono raccontati ogni qualvolta vengono segnati. Quindi è la prima immagine di quello che potrebbe essere, che è l'informazione oggi, all news, appunto. Ma soprattutto oggi tutto il calcio è ancora più importante, perché più che mai io credo si possa dire è servizio pubblico, in tempi in cui bisogna purtroppo pagare per vedere lo sport. Trasmettere in diretta il calcio, trasmettere in diretta lo sport, significa sottolineare ancora di più questa funzione, questo ruolo di servizio pubblico, che la radio, Radio 1 in particolare, riesce a svolgere. Alfredo ci manca, sinceramente manca a tutti noi. Diciamo pure, mi perdonerete, mi mancano soprattutto quelle sigarette che io fumavo con Alfredo, non pubblicamente, non dovrei farlo, perché in quelle pause nelle quali ci isolavamo all'esterno, perché non si può fumare dentro i locali là, naturalmente, parlavamo e tiravamo fuori le nostre idee, suggerimenti, idee per migliorare il nostro lavoro. Il tempo di una sigaretta ci dava tante idee. Mi manca molto.